Abbiamo qualche defezione, tipo quella di Gianluca, che adesso dovrà star fermo penso una quindicina di giorni per vedere un po' l'evoluzione di questo problemino che ha al piede. Poi, vabbè, i giocatori che sappiamo, Ilicevic, Memushai e Da Silva, e si aggiungono chiaramente i tre giocatori nazionali che sono Boldor, Bjarnason e Kosic, che tra l'altro però è rientrato oggi perché avendo preso l'ammonizione ieri sarà squalificato e quindi insomma sta con noi questa settimana. Niente, ecco, detto questo, gli altri stanno bene. Abbiamo avuto un piccolo problemino con Politano, però è a posto, oggi si è allenato bene, quindi stiamo bene, siamo pronti per misurarci, per vedere questa partita. Ripeto, mi sembra che ci siano i presupposti, al di là delle assenze che ci stanno, però noi non dobbiamo mai farci alibi o pensare a chi non c'è, dobbiamo pensare a chi c'è e quindi pensiamo alla gara di domani. No, allora lì c'è da fare tre considerazioni, no, importanti, che comunque allora, rientra Emanuele Pesoli, che comunque è un giocatore che chiaramente è stato fermo, no? Quindi anche lui ha perso un po' di settimane di lavoro. Tutti gli altri hanno una discreta condizione, chiaramente una condizione non sicuramente i 90 minuti. Ad esempio Christian era comunque un po', diciamo, con i fuori rosa a Torino. Roberto ha avuto gli ultimi 10 giorni un pochettino, e Bartos si è allenato bene, però chiaramente magari anche lui non ha il minutaggio, ecco. Quindi io devo anche fare delle considerazioni legate appunto alla tenuta, no, e di non magari mettere in campo molti uomini che potrebbero, tra virgolette, non avere i 90 minuti nelle gambe, ecco. Quindi c'è da fare un po' di queste valutazioni. No, ma a me, guardate, io, no, io sono un ottimista per natura. Vi ho sempre detto, no, che per fare questa professione, secondo me, non devi aver paura, devi avere coraggio e devi essere anche ottimista, perché altrimenti non puoi fare il tecnico. Detto questo, ripeto, sono abituato a far parlare il campo perché io più volte ho ripetuto, no, ma non perché voglio fare dei paragoni, però lo scorso anno forse era stato dato un 10 alla campagna acquisti del Pescara e poi sapete com'è andata a finire. Quindi noi bisogna parlare poco e lavorare molto. Secondo me è questo. Io non mi sentirete parlare di altre cose perché non ho argomenti per fare proclami o per dire noi arriveremo qui o faremo questo. Io preferisco fare sul campo e sto cercando di far passare questo messaggio ai miei giocatori perché lì posso incidere in maniera determinante. Su altri fattori non posso incidere tantissimo. E con Roberto parleremo un attimo insieme domani, ma ripeto, sicuramente sarà della partita. Non so se partirà subito. Ripeto, domani è una partita bisogna essere molto bravi a leggerla, ma per quelle problematiche che vi ho detto io di condizione di 4-5, cioè 4 giocatori, diciamo. Ecco, quindi io devo essere bravo a leggere questa situazione qua. Poi per il resto noi dobbiamo andare là convinti, determinati, ma con un obiettivo forse più grande di tutti, che è quello di riconfermare una prestazione di grandissimo vigore, di grandissima intensità mentale, di grandissima attenzione, e poi vedere cosa succede.
Ternana è campo difficilissimo, lo sapete, è una squadra che ha giocatori comunque importanti, anche se ha passato un momento difficile, però il campo è ostico, la squadra è ben allenata da Attilio Tesser, che è un tecnico insomma, di valore, squadra che gioca con un rombo, può anche modificare l'atteggiamento andando 4-3-3. Ma la cosa importante è quello che dobbiamo fare noi. Noi stiamo costruendo qualcosa, dobbiamo guardare molto più in casa nostra e meno in casa degli altri. Dobbiamo guardare gli avversari con umiltà, con rispetto, ma senza paura e con grande coraggio. La strategia in questo momento è quella di consolidare qualcosa di buono, quindi avere coerenza, avere equilibrio, ma portare avanti una nostra crescita, perché in questo momento preferisco avere una battuta d'arresto adesso, ma con una linea che viene seguita con grande determinazione, che non in questo momento adattarsi o fare valutazioni diverse. Io credo che domani noi, ripeto, abbiamo dato un imprinting, no? Con la gara con il Chievo e con Trapani. Quello è quello che noi dobbiamo fare, cioè seguire quella linea, no? Dal punto di vista proprio di atteggiamento emotivo. Cioè io voglio una squadra come quelle due gare, quella che ho visto in quelle due gare. È chiaro che io per primo sono curioso, perché ancora nessuno ha delle certezze, ma nemmeno le altre squadre, perché siamo appena partiti, abbiamo organici che si sono completati pochi giorni fa, come vi ho detto prima, alcuni giocatori che non hanno una condizione ottimale. Quindi in questo momento di costruzione dobbiamo partire da quei presupposti lì, da un atteggiamento, dalla mentalità, che è fondamentale, e poi vedere cosa avviene sul campo, con una testa positiva. Cioè noi andiamo in campo non per non prendere, andiamo in campo per giocare la partita e per vincerla. No, io ai miei giocatori dico questo, no? Che se c'è il lavoro, se c'è l'impegno durante la settimana, non si affrontano le partite nella casualità, poi alla fine arrivano anche i premi, arrivano anche i risultati. Quindi se Pippo ha creato i presupposti per avere 4-5 occasioni da gol, è segno che ha lavorato per la squadra. Magari ci saranno momenti in cui ne creerà meno e realizzerà una doppietta, però questo a me interessa, quello che è il lavoro di squadra. In questo momento Pippo sta facendo qualcosa per venire e per cambiare anche il modo e l'atteggiamento che lui ha nei confronti proprio della cultura del lavoro, dell'allenamento. Io voglio dare una mano a questi ragazzi da questo punto di vista. Sì, diciamo che loro forse ci danno qualche centimetro, è una squadra che sfrutta bene queste palle inattive, però ripeto, anche la palla inattiva, sia a favore che contro, è nella testa. Devi essere convinto, devi essere determinato. Noi sabato non siamo stati molto pericolosi, mentre lo siamo stati nelle gare precedenti, paradossalmente. La prima cosa che devi trovare nella squadra è la pericolosità sulla palla inattiva. Quando sei pericoloso, poi se diventi determinato, puoi far gol. Ecco, questo è il mio indice di lavoro sulla palla inattiva. La prima cosa è la pericolosità. Quando tu cominci già a essere pericoloso, sabato siamo stati pericolosi su un paio di palle inattive laterali, un pochino meno sull'angolo, però c'è anche da dire che ci stiamo lavorando. E poi non devi essere frenetico, devi essere anche molto, molto rispettoso dei compiti e delle consegne sulla palla inattiva, ma ci arriveremo. Sì, Pasquato è Cristian, è un ragazzo che ha un bel piede, ma come del resto ce l'hanno anche Matteo e Gianluca. Cioè questi due ragazzi hanno piede che a volte magari un paio ne calciano bene, una devono trovare maggior continuità, no? Proprio nel tiro. Però siamo sulla buona strada. No, io in questo momento, ripeto,
In questo momento noi stiamo portando avanti un discorso che non è detto che non venga modificato, perché noi prima di tutto dobbiamo essere produttivi sul campo, perché quello che conta è questo. Quindi adesso ci sono tante cose buone, Christian può lavorare assolutamente da attaccante esterno perché ha le caratteristiche, ma io credo anche che sia Gianluca che Matteo potrebbero anche giocare seconda punta, potrebbero giocare anche dentro perché hanno le qualità. Chi sa giocare a football, chi sa giocare a calcio non ha molti problemi di... È più nella testa, no? Che devi essere ricettivo, acceso nel metterti a disposizione di quello che viene fatto durante la settimana. Non lo so questo perché, ripeto, proprio perché siamo partiti da poco non è facile dare una lettura di cosa viene fatto in casa degli altri. È chiaro che eravamo a caratteristiche diverse da Piredda, no? Perché comunque è una mezzala offensiva, però può assolutamente interpretare anche quel ruolo. Ripeto, ritorno a quel concetto che ho detto prima. È importante quello che farà il Pescara. Noi non dobbiamo sbagliare, è quello che noi facciamo.